Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Un antico percorso destinato al trasporto a dorso di mulo delle merci legate al sostentamento delle popolazioni montane. Tra queste, il vino, del quale i terrazzamenti della nostra provincia sono notoriamente generosi dispensatori. Questa è la Via Valtellina, un sentiero attraverso il quale i trasporti potevano snodarsi dalle nostre valli attraverso i passi dei Grigioni e su fino all'Austria. E ieri, per un attimo, l'antica via che oggi continua ad attrarre gli amanti delle passeggiate in montagna lungo un panorama unico e suggestivo è tornata a popolarsi di quei cavalli, di quegli asini e con loro dei propri conduttori, proprio come accadeva nei secoli passati. 17 gli animali da soma e con loro 40 persone provenienti da Klosters, capoluogo della regione Pettigovia Davos nel canton Grigioni, per una marcia lunga ben 140 km. Ieri, intorno alle 17.30, l'arrivo a Tirano, dove ad attenderli c'era anche il primo cittadino Franco Spada. Dapprima una sosta davanti al santuario dedicato alla Vergine e poi l'arrivo in piazza Cavour.